Bentornata in un nuovo video. Ormai mi vedete tipo ogni volta in una postazione diversa. Visto che l'ultima volta nel video Mixed Soul, se non sbaglio, ma è vero, lascio qui, avevo fatto il video ed ero proprio seduta sulla spalliera del letto, che però essendo in legno un po' mi oscurava e poi avevo messo un effetto sfocato che forse non è stata proprio una grandissima idea. E comunque volevo cambiare un po' la location per i video più chiacchiericci e per vari motivi, ok? E fatemi sapere se qui vi piace di più. Ho la luce davanti, mi sto tipo accecando, quindi spero che voi mi vediate bene perché i miei occhi ne stanno molto risentendo. E quindi niente, cioè, fatemi sapere se vi piace questa location per video un pochino più chiacchiericci, quindi non per i tutorial ovviamente. Allora, ho fatto un pochino di shopping, ho qui un po' di bustine e ci tenevo a farvi vedere. È la prima volta che mi vedete comprare più che tutto abbigliamento perché prima che trovo qualcosa che mi convinca al 100% dal punto di vista appunto di abbigliamento è davvero difficile. E ora vi farò vedere le cose che ho preso. Se non mi vergogno troppo, a fine video ci sarà Se non mi vergogno troppo, a fine video ci saranno, diciamo, degli ispezioni di video dove vi mostro i prodotti indossati. Dico questo perché mi vergogno da morire a fare queste cose, però ovviamente rende molto di più una cosa farvela vedere da indossata. Allora, iniziamo subito da Zuiki, che penso conosciate più o meno tutti. Ho preso una camicetta, sono tutte quante cose, diciamo, primaverili, nella speranza che arrivi questa primavera, ed è questa camicetta qui, molto molto semplice. A me piacciono queste camicie che vanno molto larghe e magari puoi metterci una cintina in vita, o anche no, comunque se cade morbida su dei leggings aderenti mi piace molto l'effetto che fa. Ed è appunto questa camicia qui, come vedete appunto è da leggings perché è bella lunghetta, ha le maniche che si arrotolano con il bottoncino, si possono anche tenere lunghe, ed è con questa fantasia a fiori, diciamo rosa e grigio marrone, non è un po' indefinito questo colore. Ha il collo qui semplice, abbottonata fino a metà e poi cade giù come fosse una maglia. È davvero semplicissima, ma di un cotone molto molto morbido. E devo dire, mi piaceva anche perché queste camicie io in primavera le utilizzo tantissimo. E questa qui viene 15,99 euro. Tra l'altro cadeva morbida e tutto quanto, ma comunque è una taglia unica, quindi va bene più o meno a tutte. Poi magari appunto ci si mette una cinta in vita, oppure se la si mette dentro a dei jeans e la lasci un po' sblusata, anche se essendo lunga è un po' scomoda. Poi da Chiabbi, e non so quante conoscano questo negozio perché so che non si trova in tutte le città, solitamente non ha grandi cose belle, ma questa collezione di primavera e estate è bellissima, secondo me, mi piace tantissimo. Ha cose molto economiche, più di H&M, che ultimamente non mi soddisfa. E vi invito anche a guardare il loro sito online, perché comunque ha molte cose, fa spesso promozioni. Ad esempio ieri, che era la festa della donna, abbiamo preso delle cose sia io che il mio ragazzo perché c'era il 50% su un articolo. Quindi probabilmente in un altro video vedrete quello che abbiamo preso. Quindi se vi va fateci un giro perché ha cose davvero molto carine. E ho preso, questo io ve lo dico, è il pezzo forte di tutto l'haul, un blazer. È una giacca modello boyfriend, quindi che vuol dire che non è un modello avvitato, che a me non stanno mai bene perché puntualmente non mi si chiudono sulle tette. E quindi se prendo una taglia troppo grande, mi sta troppo larga di spalle e rimane larghina dietro, che è bruttissimo, però mi si chiuderebbe. E se la prendo che mi sta bene di spalle, mi rimangono tipo 10 cm davanti e non mi si chiude. E quindi è un trauma perché sto cercando una giacca da una vita e non la trovo mai. Invece questa, essendo un modello boyfriend, rimane dritta, diciamo, non è avvitata e quindi mi si chiude. Ma non ha nemmeno i bottoni, è di quelli proprio che rimane, diciamo, tipo spolverino. E però volendo si può mettere anche qui una cintina in vita. Io l'ho provata e sinceramente non mi fa impazzire, mi piace più l'effetto da sola. Questa rende tantissimo indossata, quindi la vedrete a fine video. È questa giacca qui,
in un tessuto leggerino, ma io non so descrivervelo il tessuto. È davvero molto bello. È tutta quanta fiorata così, come vedete. Ha il color petrolio, il rosa, il fucsia, il giallino. E davanti è proprio semplice. Ha un collo che cade semplice, non ve lo so spiegare. Quindi non mi dilungo tanto e l'avrete sicuramente indossato o comunque una foto, ora vedo come mi vergogno meno. Ed è davvero molto carina. Anche questa è lunghetta perché arriva sotto al sedere. Poi sarà che sono anche bassa, quindi magari una persona più alta non arriva sotto al sedere. E questa qua viene 25 euro. Che secondo me per una giacca di questo genere non è tanto, anche perché in giro io meno di 39, 29. Non sono riuscita a trovarli, oltretutto non mi stavano mai bene, appunto, come vi dicevo. Quindi questa, vi giuro, mi piace tantissimo. E volevo una maglia da abbinarci sotto. Come vedete, ha davvero molti colori, quindi è ovvio che sotto va una maglia a tinta unita. Ero partita con il fucsia, visto che, come vedete, ce n'è molto nella giacca. Ma rimaneva un po' non pacchiano, eh. Però un po' troppo forte, non lo so. Alla fine ho optato per andare a riprendere questo colore chiaro, questo rosa cipria dei fiori. E devo dire che rimane un effetto molto molto elegante, molto carino. E sempre da Chiabi ho preso questa. Aspettate che c'è una manica messa male. Ho preso questa magliettina qui in rosa. Ed è una magliettina semplicissima a maniche tre quarti, ma che a me sta praticamente lunga, mi arriva tipo così, per farvi capire, cioè non mi sta proprio a tre quarti. E anche qui ho voluto prendere io una taglia grande perché la volevo morbida, che cadesse morbida, e anche perché, essendo che è lunga fino a sotto al sedere, mi piacerebbe metterla con un leggings e quindi una magliettina un pochino che anche qui, che mi copre anche davanti, insomma. E quindi ho preso appunto una taglia più grande di questa, che rimane, come vedrete anche voi nel video, molto molto morbida. E comunque riutilizzerò sicuramente anche da sola in estate, magari in estate no, maniche tre quarti, in primavera. E questa qui viene 8 euro. Poi, ultima cosa di abbigliamento, da Stradivarius. Io non so voi, ma ogni volta che entro dentro Stradivarius comprerei tutto, tutto. Il problema è che trovo che su alcune cose sia un pochino caro. E quindi, o comunque perlomeno io non spendo troppo per i vestiti, perché comunque mi piace averne di più e cambiare, piuttosto magari di avere un maglione da 80 euro, preferisco averne di più da meno, quello è il senso. Però ha davvero tante 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 cose carine e io alla fine ho ceduto a una cosa che volevo da tanto. Chi mi segue su Instagram l'avevo anche inserito in una mia wishlist che avevo pubblicato e sono loro. Sono bellissime. Sono queste sneakers bianche. Ve le avvicino. E hanno qui davanti la punta, che però dal sito io pensavo fosse in gomma, invece è tipo simile raso, per farvi capire. I lacci bianchi ed è tutta quanta trasparente con questi fiori più primaverile di loro, insomma, non c'è nulla, penso. E dietro hanno, diciamo, il copritallone sempre coperto, il resto è tutto quanto trasparente. Io le adoro davvero. Sono secondo me bellissime, bellissime sotto un leggings, sotto un jeans, ma essendo non proprio una scarpa molto sportiva, secondo me anche sotto un vestitino d'estate stanno carine, tipo un vestitino di jeans. Non lo so, io già mi sono fatta di tutto un film. Mi piacciono tantissimo. E ho dovuto prendere anche un numero più piccolo, perché comunque, sia perché penso che non essendoci qui dei rinforzi, tra virgolette, tenderanno sicuramente a cedere molto in fretta. E poi perché io solitamente porto il 38, ma il 38 mi usciva proprio fuori. E quindi alla fine ho dovuto prendere il 37. Quindi non so, se la volete acquistare online, vi faccio un esempio, tenete conto che calza molto, cioè nel senso una taglia più piccola, secondo me ci vuole, anche perché secondo me cede. E sono bellissime. Queste qui vengono 29,90 euro. Secondo me per un paio di scarpe da ginnastica di Stradivarius non è proprio poco. Però è anche vero che ora come ora, cioè, ho girato parecchio anche per vari centri commerciali e in giro non trovo nessuna scarpa che mi piace.
Perché vanno tutte le platform, quelle con la zeppetta sotto, che a me non piacciono, non mi piacciono addosso. Poi magari se le vedo addosso a un'altra persona sono anche carine, ma su di me è proprio zero. E quindi non ne trovo nessun paio carino. Quelle che magari potevo trovare venivano tutte sui 50-60 euro. E sarei ricaduta sulle Converse che le ho da una vita. E comunque ora come ora anche quelle costicchiano. E quindi alla fine per avere una scarpa carina primaverile diversa ho optato per loro, che le amo proprio alla follia. E poi ultimo acquisto, potevano mancare delle Yankee Candle in un mio Midol? No, cioè ditemi, no. Prima di parlare delle Yankee Candle, volevo invitarvi a fare un salto su un sito che le vende e si chiama La Vetrina di Eli.it.com. La Vetrina di Eli.com. Io ve lo lascio sia scritto qui sotto e sia giù nell'info box. È il sito di una ragazza carinissima che ha appunto aperto questo shop dove vende delle Yankee Candle. Io vi invito a fare un salto anche perché vi volevo anche dire che c'è un codice sconto. Già in generale ce ne sono sempre degli sconti tipo diversi ogni giorno, ci sono un sacco di sconti su Bleggiare. E aspettate che devo ritrovarlo. Ok, c'è un ulteriore 10% se mettete il codice YouTuber2015. Io vi lascio tutte quante le informazioni, compreso il codice, giù nell'info box. Però insomma andateci a fare un salto. E poi io sono stata a Roma 2, dove c'è proprio lo store ufficiale delle Yankee, e non resisto, io ogni volta devo cedere per forza. E ne abbiamo prese, anzi ne ho preso un pochino perché ero sola quella volta, quindi il mio ragazzo si è fidato di me. Prima di tutto ho voluto prendere soft blanket perché ne sento sempre parlare troppo troppo bene e quindi ero curiosa. A me a sentirla così piace, ma non l'avevo mai presa, anche il mio ragazzo ha questa idea, perché sa un po' di detersivo. Però questa devo dire che è anche molto molto delicata, quindi non vedo l'ora di provarla perché appunto ne sento parlare troppo troppo bene. Poi ho preso tutte le Yankee nuove che non avevamo mai provato. Ho preso Pineapple Cilantro, che già solamente dal colore, dall'immagine mi ispira proprio per l'estate, non lo so. E sembra molto fresca e molto particolare. Io sento anche comunque del floreale dentro, e non poco. Poi ho preso Strawberry Buttercream, che avevamo annusato la Zara alla Coin la scorsa settimana, ma non c'era la tartina, invece volevamo provarla. È molto dolce e di solito a noi non piacciono tanto, ma questa secondo me è un dolce piacevole, non è stucchevole. E poi abbiamo preso Pink Dragon Fruit, che questa vi giuro sembra veramente buonissima. Poi tanto vi farò sapere perché non so se prima o dopo questo video vedrete anche un video totalmente dedicato alle Yankee che abbiamo utilizzato nel mese di febbraio. Quindi io ogni mese farò poi questo video dove appunto vi faccio, diciamo, una mini review di tutte le Yankee. Quindi queste probabilmente le vedrete in quello di marzo. E poi abbiamo preso Frankincense, che non l'avrei mai presa io perché pensavo fosse troppo speziata. Io sono stata per circa 5 minuti a sniffarmi la tartina e a parlare da sola e mi sono accorta che la videocamera si era scaricata e si era spenta. Yeah! Io non so fino a dove ho registrato, ma penso che, spero, abbia preso mentre vi facevo vedere Frankincense, che vi dicevo non avrei mai preso perché comunque pensavo fosse troppo speziata. Lo è. Però sembra uno speziato leggero, sembra. Poi ovviamente vi ho detto vi farò sapere. Ho avvicinato troppo la videocamera. Ok. E poi non ho resistito, ho voluto provare i profumatori per la macchina. E in ogni confezione ce ne sono tre. Ora voi ne vedete due perché uno è già dritto in mia, nella mia macchina. E ho preso tre profumazioni che sono andate fuori produzione e quindi ero troppo curiosa di provarle, anche se già quella che ho in macchina la sto adorando e mi dispiace che non l'avrò mai. E sono Sun and Sand, che è questa qui, e Beach Wolf, che è quest'altra, e poi c'era
Island Spa, che ce l'ho io in macchina, che è buonissima, tipo un misto di sale marino e acqua marina, e si sente tantissimo il lime, ma è proprio buona, a me piace un sacco. E questi qua vengono 3,5,99 euro, non so se ve l'ho già detto, buono. E niente, queste erano le cosine che avevo comprato nel weekend, quindi queste cosine da vestire. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascio appunto al mini video finale dove vi faccio vedere le cose indossate e fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video e vi mando un bacione.